E ci sono delle notizie veramente carine, come quella per esempio di un californiano, Jim Harrington, che è il bodybuilder più antico, più anziano del mondo, antico no, più anziano del mondo. Pensate, nel 2015 ha ricevuto per la prima volta il titolo e aveva 83 anni. Quest'anno è stato riconfermato in una recente competizione International Federation of Bodybuilding and Fitness Professional League a Reno, Nevada, all'età di 90 anni. Quindi a 90 anni lui è il più anziano bodybuilder del mondo. Pensa un po'. Tutto E la sommato. cosa, diciamo, abbastanza forte è che lui si è classificato terzo nella categoria maschile over 70 e primo nella categoria over 80. E ha raccontato che alla nascita aveva uno scarso peso e aveva sofferto tanti problemi di salute durante i primi anni. Poi a 15 anni ha cominciato a sollevare i pesi e diceva che voleva essere un supereroe. Lui ancora oggi, pensate, fa 2 ore di palestra a 90 anni, 2 ore di palestra 3 volte a settimana. Quindi è una cosa pazzesca, cioè veramente più di tanti ragazzi, perché 3 ore sarebbero 2, 4, 6 ore a settimana. Non tutti fanno 6 ore a settimana di palestra. E quindi lui dice che questa cosa veramente ha aperto un intero nuovo universo. È vero, che dici? 90 anni, Giulio, 90 anni, bodybuilding. Beato lui che a 90 anni riesce a fare tutte queste cose, io riesco a malapena a fare le scale. Se la mente non invecchia, nemmeno il corpo È invecchia. vero, ma questa è una cosa che veramente apre un nuovo universo, È secondo vero, me. Apre un nuovo universo. Manuela mi ha appena dato del vecchio, perché ho detto che faccio a malapena Ma che c'è? Questa è la Ah, è volontà la che ti volontà. manca, non c'entra niente. È molto permaloso. No, Ma che significa questa cosa? Beh, lo diceva in generale, dicevi cioè, la mente non prima. invecchia, cioè è la volontà. E poi diceva per lui a 90 Lui, anni. parlavo di lui, ti senti colpito? No, Comunque è forte questa notizia, cioè, sapere che questo potrebbe essere così anche in futuro, cioè, potrebbe essere ancora di più, oltre i 90 anni, a 100 anni, si può arrivare tranquillamente insomma, con la palestra e tutte queste cose, insomma. assolutamente. Cioè, 6 ore a settimana di palestra, In questo momento questo qua non riusciva a fare nemmeno un un passo, passo, niente. in Quindi capisco Giulio, In voglio dire. California fa caldo pure, giù fa caldo In California fa molto molto Sei stato caldo. in California? Assolutamente no, ma è Ma si guarda, io pensavo che ci fosse stato. Ma lui tutte le mattine guarda il meteo del mondo, Sì, vero? tutte le mattine, tutte le E quindi quali sono le gradazioni. E a proposito di meteo, nel sud ci sono 40 gradi, ma nel nord c'è appunto il maltempo che ha fatto, come stavamo dicendo, quando ci siamo incontrate all'inizio del pomeriggio, ha fatto addirittura 110 vittime, come riferisce appunto il governatore del Veneto, Zaia. Eh sì, tanti guai. Ieri nel settentrione le temperature, l'altro ieri, si sono abbassate e si sono verificati dei brutti temporali, delle grandinate nel nord-est, mentre qui noi veramente stiamo proprio nel caldo più assoluto e addirittura come percezioni si sfiorano, prima l'ha detto Simone Merlonetti, i 44 gradi. Ed è una temperatura un po' preoccupante forse, perché di notte ci sono 30 gradi fissi ed è difficile dormire. Ci sono stati danni alle facciate delle case, alle auto, i chicchi di grandine, poi la cosa particolare, arrivavano fino a 12 centimetri di diametro e si sono registrate raffiche di vento distruttive, susseguirsi di tuoni, lampi, ingenti danni. Questi sono i risultati appunto di questi violenti temporali in Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli. Senti, ma tu mi stavi dicendo che tua sorella è nel Sì, nord? mia sorella ha avuto questi danni così forti perché sta nel Padovano e quindi ha avuto proprio questi problemi così forti. Quindi insomma, lei ha avuto Questi danni, casa, auto, danni grossi, ho visto L'ha le vista foto lei del... proprio, l'ha Sì, vista proprio lei. sulla sua casa, sulla sua automobile, su danni grandi.
chicchi grandi come una mano, proprio cose sul cappotto della casa, sul tetto, sull'auto, proprio danni enormi. Ora, prima di venire qui, ha detto che stava arrivando un'altra grossa perturbazione, appunto io non so adesso come è andata, perché dobbiamo vedere come è andata a finire pure questa perturbazione. So che è andata brutta, insomma. Ah, mamma mia. Giulio, che ne sai tu della perturbazione? No, però questi sono fenomeni che si verificano spesso, no? Questi grandi caldi e poi all'improvviso queste grosse piogge. Ma l'Italia sta in due direzioni. L'Italia sta in due direzioni. Credo che proprio l'anno scorso c'era stato l'inverso, nel senso che a sud c'era questo clima così strano, e a nord c'erano quei 40 gradi, forse un po' meno primi di umidità. In alcune zone e oggi veramente è stato terribile, no? A una certa ora sono uscito un attimo, era veramente terribile, perché quel caldo umido era anche bene. Era anche, sì. Come un forno di Sara, proprio, sì. È una cosa pesante, veramente pesante. Ma tu hai visto quando finirà questo caldo? No, ti dico, non ho guardato. Di solito guardo, questa volta non ho guardato, però ho sentito, mentre mangiavo il panino dal mio amico Gabriele, ho sentito uno che diceva che oggi molto probabilmente è il giorno più caldo. Poi gradatamente si dovrebbe tornare a una temperatura stagionale, però non che faccia freddo. Certo. Però si dovrebbe tornare a una temperatura. Che si può respirare? 30 gradi. 30 gradi. È giusto, 30 gradi si può respirare. A questo punto 30 gradi, se viene all'improvviso, sembra freddo. Ma sembra il freddo, perché a questa gradazione qui 30 gradi. Però insomma, effettivamente ce l'auguriamo allora. Assolutamente. Quindi, possibile che la prossima... Io mi auguro che sia anche di meno, che arrivi a 20 gradi. Beh, 20 gradi, no. Io amo l'inverno, adesso magari qualcuno mi vincerà, ma io amo. Non credo, tanta gente. L'unica cosa che mi dà fastidio all'inverno è la mancanza di luce, quello è importante. Ah, te la luce. La luce. Poi adoro la primavera, quel clima mite, arriva la luce, l'inverno mi piace, l'estate con queste afe. Ti distrugge. Distrugge no, mi dà un po' noia. Ti dà un po' noia, perché ho visto che comunque tu riesci mi si compie il piede destro. Ah, quello... Solo il destro, il sinistro no, quindi. È una protesta quel piede. Questo piede solo. Il piede di protesta. È il piede che. Risposta sbagliata. Non è il piede di protesta. È un piede così che dice. È un piede brontolone, possiamo dire. Vabbè, comunque sia, sperando che un pochetto le temperature diventino normali, ecco, estive. Speriamo. Si può respirare. Possiamo anche andare al mare tranquillamente. Al mare però è l'unico luogo dove si sta veramente bene adesso tempo caldo, con i piedini dentro all'acqua. L'acqua. Soltanto che a una certa ora l'acqua diventa bollente, ecco, l'unica cosa è questa. Un problemino. Perché tu stai dentro l'acqua, non so se ti è capitato. Poco, perché non mi piace il mare, però... Mazza! Attenzione. Non mi piace la spiaggia, lo stabilimento. Poi il mare è un mare... primitivo, rustico, selvaggio, da paradise, laguna blu, chi lo può stare più poetico, Giulio, è molto cose. Poetico, sì. io no, ma io sono come lui su queste cose, a me piace il mare tranquillo, a me piace lo stabilimento vicino, per prendere bibite. Tu oggi, ma quella hai parlato nel tuo percorso per tornare a casa, di passare attraverso il Tona, San Silvio, lì c'è un mare bello. È vero, là ci sono degli spiaggi stupendi. Io vado sempre a Punta Lerci. Però ti devi portare il frigo, le cose, vado sempre. Tu lo porti? Io no. No. Niente, non mangia e non beve, basta che sta al mare le prime. Allora io sono sempre andato al mare perché accompagnavo i miei bambini al mare. Quindi i bambini crescono e dico, adesso posso scendere il mare. No, non posso. Perché devo portare il cane nella spiaggia per cani. E dove sono qua le spiagge? C'è uno sì. Quella là è bassa. Solo quella. Logicamente non attrezzata, non recintata, lasciata all'abbandono, soltanto che l'ordinanza comunale dice lì ci potete portare i cani e fare il bagno. Mentre l'ordinanza del nostro paese, non dico quale è il nostro paese, è stata fatta l'ordinanza che i cani in spiaggia si possono riportare a novembre. Ecco, quindi molto probabilmente, cara Manuela, io andrò a fare il bagno a novembre con il mio cane.
Se continua così bisogna a novembre, perché una bella stagione. Perché è possibile, che a novembre faccia ancora caldo, Giulio. Sì, ormai il caldo e il freddo è tutta l'impressione. Io sono in Islanda, vabbè, comunque anche l'Irlanda, anche l'Irlanda, la Patagonia, ma là fa freddo, c'è la neve lì sopra. C'è il ghiacciaio alla fine, no? Quando finite lì è la punta del mondo, perché poi c'è l'Antartide, no? Ci sono i ghiacciai perenni della Patagonia, zona estremamente selvaggia ma bellissima. Aurore stupendi, colori stupendi, servizi pochi. Niente. Mangiare per te. Io voglio andare in Madagascar. Pure in Madagascar, mi sa che pure lì è abbastanza selvaggio. Mi piace. Ti piace? A me piace solo perché c'è il lemure. Lemure. È carino il lemure. Ti piacerebbe il lemure? Il lemure, sì, mi piace. Noi siamo passati a. A Zuntorino. E dove si trova? Torino. Zuntorino. Sì, che sì. È lo zoo di Torino. Puoi fare il bagno con i pinguini. No. E puoi attraversare il posto dove vivono i lemuri. Quindi tu entri e i lemuri sono lì accanto a te, che logicamente ci sono i guardiani che controllano, però questi lemuri che ormai sono abituati. Ma i lemuri sono anche abbastanza cordiali. Sono cordiali, se vengono lì, se tu dai la frutta, viene, si prende la frutta, si mangia la frutta. Oddio, che amore meraviglioso! Le code dei lemuri. Io li adoro, cioè veramente questa cosa che mi hai detto mi intriga tantissimo. Mi sa, come si chiama? Zuntorino. Ah, fuori. Molto fuori Torino, però è veramente una realtà molto. Ma il bagno con i pinguini è bellissimo. C'è il bagno con i pinguini, non possono entrare tutti, quindi c'è una prenotazione, altrimenti fai il bagno fuori della vasca dei pinguini, dove c'è il vetro e i pinguini vengono vicino. Puoi prenotarti per fare il bagno con i pinguini, però capisci che lo spazio è limitato ed è poco, quindi poche persone riescono veramente a stare nell'acqua con i pinguini. Tu l'hai fatto con i pinguini? Non sono riuscito prendere il posto, però abbiamo fatto il bagno nel vetro dove i pinguini comunque ti vedono che sei in acqua e vengono vicino a te. Bello, bella esperienza. O comunque gli animali, quando si sta a contatto con la natura, gli animali è sempre bello, ti dà una certa gioia, almeno a me dà una certa gioia, ma pure a Giulio, pure a te ti piace. Sono bellissimi. Giulio c'ha un cagnolino innamorato, questo cagnolino. Ci ha fatto vedere la cosa. Nala. Ormai la chiamiamo Nala, la chiamiamo Cometa, la chiamiamo Nalita. Eh sì, perché sono così carini, dopo li chiamiamo. Ora è diventata signorina, ha avuto un po' calore, quindi la dobbiamo trattenere un po' perché è incentiva. Quindi, arrivano gli spasimanti. Arrivano tantissimi spasimanti. Quanto sono forti, guarda. Arrivano, capito, con la coda, si mettono lì ad aspettare, capito? È una cosa. Stasera c'era un cane minuscolo, un chihuahua toy. È un furbacchione. Che comunque era nel fondo della sua rapataggia. Diciamo così, no? L'ho detta. E allora tentava di arrampicarsi su Nala. Ma prendeva di tutto, la gamba, la schiena, era fantastico. Oddio, che mi sta raccontando, guarda. E la determinazione. La determinazione. E la volontà. Sì, la volontà. Allora, dopo di noi c'è a seguire il programma Suoni all'Alba, proprio il programma di Giulio Berghella, e io con interviste a cantanti, bella musica, e ti lascio con Giulio. Saluto la Manuela Prosperi. Grazie a tutti. Con noi. Un bacione. Ciao, Manuela, grazie a te, a tuo marito Cristian e tutta Quadri. Giulio, io ti saluto, ci vediamo. Ciao Angela, saluto anche te, ciao Manuela, saluto tutti i radioascoltatori, e ora ce ne andiamo in intervallo e poi ci ascoltiamo Suoni all'Alba. Ciao!